Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shosha. Siamo tornati con un video sul calcio per iniziare bene questo 2020 e io vi faccio tanti auguri. Ma soprattutto voglio iniziare alla grande quest'anno con questi video che nello scorso anno vi sono piaciuti tantissimo. E in questo video andremo a vedere dei momenti veramente emozionanti, di rispetto, cose pazzesche che sono successe durante l'anno. Però sto pensando di fare questi video anche per altri sport, che non sia per forza solo calcio. Forse nei prossimi giorni vedrete di nuovo qualcosa sul wrestling che vi piace un sacco, o magari concentrarmi di tanto in tanto soprattutto sulla Serie A, perché quando ci andiamo a vedere questi video c'è poca Serie A. Ma ragazzi, siamo bistrattati, il campionato è un po' così. Ma non è vero, perché succedono un sacco di cose strane. Quindi ragazzi, votate e soprattutto ogni mi piace è un caffè offerto. Non mi piacerebbe superare i 30.000 mi piace. Nell'ultimo video ce l'abbiamo fatta. Vogliamo iniziare bene ragazzi, perché porta fortuna, eh. Allora, questa cosa non mi piace, non perché il bicio Cristiano Ronaldo sta facendo fare stretching al difensore e sta stirato, ma perché quel difensore ha sugli stinchi EA Sports. Cristiano Ronaldo, EA Sports, ti ricordo che ti ha cancellato dal gioco, quando c'erano quelle voci di scandali. Quindi boh, vabbè, c'è per niente. Siamo sempre in Spagna, quindi vuol dire che questo video non lo vedrete mai, perché purtroppo ragazzi, ah che brutto, questo non lo vedrete in ogni caso. Porca miseria. Vi ricordo che abbiamo fatto un video sugli infortuni peggiori nel calcio e io ancora c'ho i brividi e il bollino giallo, quindi. E qua vedete ragazzi che Pujol si becca uno schiaffo in faccia e però un uomo vero in un calcio finto, vedete, allontana Ronaldinho che voleva andare a farsi giustizia e invece gli dice calmo calmo. Pujol, ragazzi, di questi atteggiamenti ne ha fatti diversi, è veramente un uomo vero. Perché uno ti dà una pizza in faccia così, quantomeno reagisci. Invece lui no, ragazzi, non solo non ha reagito, ma addirittura ha dato dal suo compagno a dirgli lascialo perdere, sto stupido. Quello è Pujol e quell'altro è un pollo qualsiasi, però Piqué che viene colpito dall'accendino e fa tutta la finta, invece Pujol va là, gli dice stupido, gioca. Uomini diversi, ecco. Come uomini diversi sono Ronaldo e Neymar che si abbracciano, o come questa che l'avevamo già vista. Questo giocatore che si fa foto con Messi e quella ti dice ma va a giocare, ma leva. Tra l'altro gli mette la mano davanti al telefonino, guardate come... Ma si stanno a fare il selfie, vabbè. Forse se fossi stato David Luiz che va qui a confortarlo, si scambiano la maglia, no? Questa grande Colombia fece un'impresa ai mondiali. Tra l'altro mi pare che James fu i giocatori che fece più gol. Non so se è proprio capocannoniere di quell'anno, di quel mondiale. Fatto sta, troppo per il Brasile, cioè la partita dopo l'hanno scoppiati, la Germania li devastò, tra l'altro proprio in Brasile, quindi uno dei, è il peggio del maracanazo. Ma qui invece abbiamo Buffon che parla di patatine e succhini di frutta, però CR7 passa, si abbracciano. Qua vi ricordo ragazzi, è la notte dello sfogo di Buffon, del secchio dell'immondizia al posto del cuore. Segnò proprio Ronaldo quel rigore molto discusso, secondo me là un po' gliel'hanno incartata, eh. Il Real Madrid, insomma, ste cose a livello europeo ci ha sempre avute. Di no, qui CR7 che abbatte il portiere con una fucilata. Ah no, gli ha dato una ginocchiata. No, che si è fatto? No, portiere! No, no! Però aspettate, ma adesso che succederà? Dice chiedo scusa. Tra l'altro il difensore dice vattene idiota, hai fatto il gol della vita, ma quando non serviva. E quindi giustamente l'altra squadra gli dà, ah penso, tipo loro gli dovevano restituire la palla. Tra l'altro perché il portiere poi si è buttato se gli volevano far fare? Quello invece ha tirato, ha fatto gol. Quello che ho fatto io è una modalità carriera ieri sostanzialmente. Qui Van Dijk si sta abbracciando con l'arbitro. Ah no, qui era successa una cosa che tipo l'arbitro aveva perso mi pare uno dei genitori prima della partita, e qui Van Dijk va a consolare, mi pare, Questa qui invece ragazzi l'avevamo già vista, dove Ronaldo porta fuori il buon Cavani. Secondo me Ronaldo l'ha portato fuori perché stavano a perdere. Dice levate su, non ci fa perdere tempo. Il preludio di quello che stiamo vivendo, con Ronaldo che viene applaudito dai tifosi della Juve dopo penso uno dei gol più belli mai visti. I giocatori del Real Madrid che ringraziano Karius dopo la finale. Ma parlando di emozioni, che cosa c'è di più emozionante di un bel gol o di una rimonta all'ultimo secondo? Sicuramente non ci sarà Caicedo, ma io ce lo metterò. Questa è stata la prima epica impresa. Manchester United contro PSG. All'andata il PSG gli ha fatto i bozzi. Si stanno 3-2 per il Paris. Manchester United vince 1-2 al Parco dei Principi. 93esimo. Kimpembe la prende di mano, si va al dischetto e vedete la disperazione. Tutta sta gente presa
per andare all'assalto della Champions League. Mi ricorda qualcosa in modalità carriera? Ma ci va. Marcus Rashford con una maglietta, ragazzi, veramente clamorosamente brutta. Boom! La butta dentro, Gigi Buffonzio, tutti a piangere, ennesima delusione. Questo perché il retaggio europeo dei veri campioni non si compra. Cioè, tu ti puoi comprare i giocatori, non ti puoi comprare il retaggio. Retaggio che il Manchester United dà, ma contro un Messi in forma non puoi fare veramente niente. Chiedere alla partita successiva di questa qui. Torniamo un po' in Inghilterra, e qui c'è il Southampton contro il Leicester con Harry Maguire, ragazzi, che fa sto gol al 94esimo, semifinale di Champions League. L'Ajax è in completo dominio e abbiamo un Tottenham che... Tanto qua, ragazzi, bustaccia a De Ligt per far partire il contropiede. Guardate, guardate. Dele Alli, Dele Alli. Se la prende Lucas Moura, guardate, ragazzi. Ve la ricordate sicuramente, però per capire l'epicità, se non so in che anno state guardando questo video. L'Ajax vince 2-0 in casa, al 54esimo. 3-0 in totale, perché ha vinto anche lo sconto d'andata, quindi un gol fuori casa. È finita sta partita, ragazzi. Non c'è nessun modo per ritornare. E invece, ragazzi, Lucas Moura la riapre. 3-1. E nessuna squadra, ragazzi, prenderebbe sto gol. Ma poi, ancora, guardate la difesa, che non esiste. Succedono un po' di robe. Guarda, guarda, guarda che sta su... Guarda, chi può prendere sto gol, ragazzi? Ancora, Luca... Ma tipo 4 minuti dopo, siamo sul 3-2. E si riapre tutto. Si riapre tutto. Questo vi ricordo che era l'Ajax dei miracoli, no? E poi, ragazzi, arriva... Guardate, al 95esimo e 0-1 il gol del 3-2 che manda il Tottenham in finale di Champions League. La grandissima impresa, vedete tutti sdraiati, tutti morti, impazziscono tutti. Onana, what's my name, piange De Jong. Lì Lucas Moura verrà ricordato come l'uomo della provvidenza. Ma nessuna squadra, ragazzi, può prendere sto gol. Nessuna squadra. Se questa partita al posto dell'Ajax ci fosse stata la Juve, per dirne una, l'italiana avrebbe fatto catenaccio a più riprese. Però qualsiasi squadra non avrebbe preso sto gol. Però la storia ci consegnerà poi un Tottenham sconfitto dal Liverpool in finale Champions League. Liverpool che è protagonista di questo gol all'ultimo secondo nel derby del Merseyside. Tra l'altro l'Everton, ragazzi, non vince un derby contro contro il Liverpool da una vita. Ma guardate come lo vince, con Origi, ovviamente. Ragazzi, se c'è stato un uomo che l'anno scorso impazzisce Jurgen Klopp, sembra cosa, come si chiama? Carletto Mazzone che corre contro i tifosi dell'Atalanta. Guardate come impazzisce, va da Alisson Becker, gli dà un bacio in bocca, tanto che gli frega. Guarda, guarda, è matto. Come fai a non amare Klopp? Oh, aspetta, se tifi Liverpool, se tifi tutte le altre squadre, è un po' plateale. Ma Origi, ragazzi, questo è solamente uno dei tanti last minute goal che ha fatto l'anno scorso. Cioè, se non ci fosse stato Origi, niente gol in finale Champions League, niente gol contro il Barcellona, ne ha fatti due. Mahrez che la butta dentro per far vincere all'Algeria la Coppa d'Africa. Spatem, bella questa, ragazzi. Peccato, perché chissà se avesse vinto il Senegal, se Sadio Mane avrebbe poi vinto... No, il pallone d'oro non avrebbe mai vinto, perché tanto non ha vinto manco... Van cazzo. E tanto qua, ragazzi, il Napoli all'89esimo espugna niente perché gioca in casa, però batte i campioni d'Europa. Olè. Peccato, ragazzi, perché il Napoli c'è, la squadra ce l'ha. Andiamoci a vedere però qualcosa di più storico, ok? E se pensate che quel 4-0 che il Liverpool ha inflitto al Barcellona fosse, insomma, la fotocopia di Roma-Barcellona, beh, allora forse non vi ricordate quando il Chelsea vinse la Champions League. Ecco qua che successe la stessa cosa con Fernando Torres che salta tutti, appoggia in rete il gol del 2-2, poi sarebbe il 2-3, come un Roberto Di Matteo qualsiasi che si porta a casa la Champions League. Mentre il Watford contro il Leicester è un qualcosa di clamoroso, perché guardate, qui ci fu il gol del Watford che fece poi impazzire i tifosi. Ma cosa successe prima? Qua non ce lo mostra. Praticamente il Leicester batte il calcio di rigore, sbaglia il calcio di rigore, nel contropiede il Watford fa quel gol, finale che mi sa che poi perse. Qua invece, ragazzi, abbiamo il gol di Iniesta in quel mondiale. Secondo me, come ha fatto Iniesta a non vincere il pallone d'oro quell'anno? È qualcosa d'assurdo. Io gliel'avrei dato. Qua mi ricordo che stavamo a casa di Ambra, pure qua Messi, ragazzi, perde l'ennesima finale.
Agüero che piange. Ecco, questa Argentina non si sa. Cioè, l'Argentina rimane uno squadrone. Però nell'ultima uscita è proprio male, ragazzi. Il gol di Agüero che decide Queens Park Rangers Manchester City 3-2, che fa vincere poi il campionato al City dopo millenni. Guardate che succede. C'è un video fantastico su YouTube che insomma descrive proprio tutte le emozioni, tutta la situazione, perché a pochi secondi da quel gol lo United stava vincendo il campionato. Invece qui, ragazzi, abbiamo Gabigol che batte con due gol il River Plate e vince la Libertadores. Gabigol, secondo me, è un mistero. Cioè, all'Inter non gli hanno mai dato la possibilità, secondo me. Lo chiamavano Gabi non gol. Vabbè, a parte l'alzata la Libertadores, c'è pure Diego, quello che giocava con la Juve, che però era un fenomeno, mi ricordo, che giocava al Wolfsburg. Era tanta roba. Questo è il late goal che fa il Belgio contro il Giappone. Qua veramente inspiegabile l'Arachiri. Cioè, non puoi, no, ecco ragazzi, vedete, non puoi prendere sti gol, ecco. Però, mamma mia, Real Madrid Atletico 4-1. Ma questo gol, ragazzi, ha portato il 4-1, perché fino al 90esimo l'Atletico era sopra 1-0, aveva vinto praticamente la Champions League. E poi ragazzi, Sergio Ramos la incorna. Ma non peggio, ragazzi, di quello che state per vedere. Di nuovo il Paris Saint-Germain beffato. Questo era l'anno precedente a quello che avete visto, da Sergi Roberto. 6-1 del Barcellona dopo un 4-0, mi pare. Abbiamo la maledizione di Bella Gutmann, che era un grande allenatore del Benfica, che l'ha portato a vincere la Coppa dei Campioni al tempo. E quando se ne andò disse: senza me il Benfica non vincerà più. E infatti, ragazzi, tutte le finali che ha giocato le ha sempre perse, come quella del 2013 contro il Chelsea. Beh, ragazzi, vi ho mostrato dei momenti particolarmente emozionanti per iniziare bene questo 2020. Si votate nel sondaggio e io vi... e superiamo i 30.000 caffè. Un saluto a tutti, amici. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.